Perfetto, io aspetto un minuto, se non entra l'operatore comunque parlo lo stesso, tanto la live la lascio, anche perché se Brian inizia di nuovo a fare bordello devo pensare a Brian e non alla live. Quindi aspettiamo un attimo altri 15 secondi e poi inizio a parlare. Perfetto, altri 2 secondi, inizia a parlare ora. Allora, oggi mentre lavoravo, però sono venuta a conoscenza verso la fine del turno, cioè verso le 3:30-4, sono venuta a conoscenza delle Insta Stories contro l'ite di più normale perché succede tutti i giorni oramai da un anno a questa parte. Cercherò di guardare altrove, non la fotocamera, perché altrimenti si sa come andrà a finire. Praticamente mi è stata fatta un'Insta Stories rispondendo alla live che ho fatto ieri sera, dove dicevo: posso solo immaginare come io abbia goduto dopo tutte le volte che hai cacato il cazzo ai miei figli. Rita Fagiola, puoi solo immaginare la goduria che ho provato quando ti è stata messa in mezzo tua figlia. Ti sei risentita, vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Boh, non ricordo le parole precise. Questa persona oggi su Instagram ha risposto così. Allora, che ti devo dire? Posso solo immaginare la goduria nel pensare tu come abbia reagito quando hai seppellito tua figlia. Diciamo che questa è stata la cosa più grave. Poi ridendo, sbeffeggiandomi, mi fa che poi tu ti dovresti sentire, ti dovresti ascoltare. Cosa abbiamo da invidiarti? Una figlia morta e un bambino autistico? E si mette a ridere. Allora, questa è Rita Fagiola. Finché ridi del fatto che io abbia una voce nasale, perché comunque sempre raffreddata, vuoi per allergie, vuoi che dopo 2 volte che ho tolto le adenoidi, insomma, sto sempre così, solo da anni così, sempre raffreddata. Qualcuno ha detto pure, asserendo che io abitassi vicino a Scampia, che io fossi una drogata, per questo c'avevo il naso sempre rosso, no? È raffreddore. Mi dispiace per voi, ma io non faccio uso di sostanze stupefacenti. Ma non come dicono gli altri, io veramente non faccio uso di sostanze stupefacenti. Talmente sono pura che non ho mai nemmeno fumato in vita mia. Voi pensate che io l'unica cosa, l'unico trasgredire della mia vita, che oramai adesso è diventato raro, è ubriacarmi. Prima era un po' più frequente perché ero più giovane, perché avevo lo stomaco normale, invece adesso, avendo uno stomaco piccolino, a parte che con un cicchetto mi ubriaco, ma poi, cioè, io i sabati li passo così a casa, sto con mio figlio, non esco più, esco con... Voglio fare una media di una volta al mese quando mi regalo quando appunto anche la mia famiglia fa esci un po', sbattere fuori da cacchio, ti guardiamo noi Brian. La maggior parte delle volte esco con Brian. Però se mi si viene toccato su questo non me ne fotte. Cioè, potete dire che sono una drogata, l'hanno detto pure quando sono andata in Sardegna, ho fatto un cicchetto di vodka alla menta, gli ho detto che era diseducativo in una live bere un cicchetto alla vodka a menta così in live. Diseducativo quello. Vabbè. Ma posso prendervi tutti i vostri pareri, tutti i vostri... tutte le vostre critiche, perché comunque io sono un personaggio pubblico. Però l'ho detto più volte, che se per essere un personaggio pubblico, se per prendere quei pochi spiccioli al mese che sì, mi danno una mano a fare delle cose e a pagare delle cose che gli altri hanno insinuato il dubbio che non sia vera questa cosa.
Però peccato che non ci sono le prove. Se voi dovete invidiarmi, però per farmi male, visto che a me quando vi dite che c'ho il culo floscio e le zizze inesistenti, me ne strafotte il cazzo, non sono. Cioè, a me l'ironia non manca, l'autoironia men che meno. Allora, se voi, perché non me la prendo su queste cose, vi dovete toccare i bambini, io chiudo tutto e me ne vado. Non mi vedrete più. Se siete arrivati al punto che devo smettere di fare YouTube, altrimenti adesso uso una parola che io non ho mai usato, vi dovete bullizzare così. Io chiudo tutto e me ne vado. Vado a fare un altro lavoro. Piuttosto mi prostituisco. Vado qui. A Napoli ci sono diversi posti dove le femmine si prostituiscono. E riesco a racimolare tutto il bisogno di mio figlio. Perché di togliere quello che serve a mio figlio, bah, non ci penso proprio. Ma chiudo YouTube. Chiudo tutto e me ne vado. Lo so, ai miei moderatori non piace vedere piangere. E questa è l'amicizia, non è quella che professate voi, che vi siete messi tra di voi, fate le telefonate, le live, fate vedere, fingete di divertirvi. Invece poi a telefono staccato vi schifate tra di voi, perché comunque vi amate, come ci amiamo noi. E sapete a che punto mi amano i miei amici? Io per 2 ore, quando sono arrivata a casa e appunto avevo saputo di quello che stava succedendo su Instagram, ho chiuso tutto e me ne sono andata a letto con mio figlio, abbracciato. Questo verso le 5, che è tempo di fare la doccia. I miei amici sono impazziti. Vi hanno cercato, non lo so, ho trovato una cosa come 40 chiamate, impazziti, impazziti proprio, perché non sapevano io che fine avessi fatto. E io mi ero abbracciata a mio figlio e stavo, mentre lui dormiva io lo guardavo, forse un quarto d'ora, 20 minuti ho dormito pure io. Io vi dico solo una cosa, mi stanno arrivando diversi messaggi su WhatsApp, sempre di persone che mi amano. Perché Chiara, questo mi puoi invidiare. Chiara, Rita, tutti voi. È vero, io piango, ma ho persone su cui piangere. Voi quando piangete siete soli, soli. Perché la gente vi usa, vi usate tra di voi solo per fare del male a me e a Marco. A quello servite. Volevo dire. Innanzitutto la cosa che ho sempre raccontato qua sul tubo a Rita. Sulla mia pelle, ma io sono sicura che tu sta cosa l'hai già sentita, ma nel dubbio te la ripeto, perché tu sei una di quelle più assidue al mio canale. E già da questo si vede che mi invidi. Perché per esempio io non sopporto Chiara D'Alessandro e non guardo i suoi video. Se guardo qualche video lo dico ed è perché mi dicono. Guarda, ha detto, anzi, le ultime live che ha fatto contro di me, il 31 e l'1, a cavallo tra l'ultimo dell'anno e il capodanno, erano dedicate a me e manco le ho guardate, Rita. Tu invece mi guardi, quella è invidia. Puoi dire quello che vuoi, sei invidiosa. E l'invidia è scattata proprio quando avete iniziato a capire che io guadagnavo da YouTube. Prima mi amavate tutti, poi sono iniziati i bordelli. Ma questa è tutta un'altra cosa, per questo dico che siete invidiosi. Ma al di là di questo, che penso che ci sono cose molto più importanti dei soldi che mi dà YouTube, che voi mi invidiate, mi invidiate, cose ben più importanti, sulla scala del valore vanno, va molto sopra dei soldi. E voi lo sapete, perché vi ripeto, siete sole, io no.
Io piango più di voi, ma non sono sola. Di certo non piango per solitudine. Al di là di quello che posso dire a Rita che il karma esiste, io per sentirmi di giudicare una madre che aveva messo il figlio su YouTube, ero incinta a Martina, ero incinta di 4 mesi, 5, no, oltre il quinto mese, mi ricordo perché comunque sapevo che era femmina e io l'ho saputo dopo la morfologica. Stavamo guardando il video di questo bambino che era morto e la madre gridava il suo dolore su YouTube. Non aveva un canale, aveva aperto questo canale solo per questo video, non era una YouTuber. Gridava, cioè lei desiderava presentare suo figlio al mondo perché non era mai uscito da quella terapia intensiva. Avevo il mio ex a fianco a me, se ci sei puoi scrivere qua sotto, commenta, anche se a lui non piace comparire, ma qualche volta qualche mia live la vede. Io mi girai verso di lui, che anche lui stava al computer, io mi sembra che stavo dal cellulare, lui dal PC. O viceversa, no, ma penso che più lui stava col PC perché se non erro stava giocando a S4 League oppure a League of Legends, uno dei due giochi che lui faceva. Lo guardo e faccio: ma secondo te è giusto che una mamma debba impietosire le persone su YouTube gridando il suo dolore dopo aver perso un figlio? Lui, 6 anni in meno di me, si girò e mi disse: Grazia, ma chi cazzo sei tu per giudicare sta mamma che sta soffrendo? Vi dico solo questo, era gennaio, a febbraio è nata mia figlia, a marzo è morta. Stavamo nell'obitorio, era il terzo giorno, il giorno del funerale. Avevo la mano sulla faccia della bambina per paura che potesse respirare e io non me ne accorgessi. Lui mi guarda e mi fa gra. Io alzo la testa e dico: dimmi, Davide. Mi fa: ti ricordi di Filippo? Abbiamo pianto come bambini tutti e due. Io mi sono permessa di giudicare e Dio solo sa se non era cattiveria, ma era la presunzione di sapere la mia. Sono stata punita dal karma nel modo peggiore possibile. Rita, lo so che tu guardando questa live stai ridendo, ma credimi è così. Chiuso il discorso Rita che non toccherò più. E vi voglio dire una cosa a proposito di Rita. Se io mi accorgo, ve lo dico di nuovo, già ve l'ho detto una volta, che qualche mia follower segue lei. E state attenzioni che, fate attenzione che adesso mi sono fatta un fake, che non userò io perché se vedo quello che combina quella, poi le live non finiranno. E io di quella persona non ci voglio parlare più. Ma ho chiesto a un mio moderatore di farsi un fake. Per capire chi dei miei follower segue Rita Fagiola. Pubblicità non te le faccio. È inutile dire che verrete bannati dal mio canale Instagram e dal mio canale YouTube. Poi non mi contattate in privato dicendo: Reggi, perché mi hai bannata? Non me lo dite, se avete le palle, non me lo dite proprio. Già sapete perché, ve lo sto dicendo ora. Finisco con Rita, mi rivolgo a Francesca. Francesca, Rita aveva fatto uno di questi attacchi. Demone, non donare niente perché altrimenti dicono che nelle live dove piango per mia figlia mi donano i soldi. Io che non ho mai chiesto niente, lo dice la gente che chiedono e mettono le post pay sotto nell'info box se lo dicono, se volete donare. Quindi siamo proprio freschi. Mi rivolgo a Francesca, che un giorno in uno di questi attacchi che mi fece Rita Fagiola,
Si mise a piangere perché io mi dissero proprio che non esisteva Martina, che non avevano avuto la prova che Martina esistesse. No, a questo punto aspetta, forse non era Rita, era Falena, se non erro. Falè, scusami se ti nomino. Beh, solo se non erro eri tu. Non mi ricordo, talmente dalla merda che mi avete buttato addosso, non mi ricordo più chi l'ha detto. Una di quelle sere, io mi incazzo. Mentre stavo in chiamata con gli amici miei, quelli che credevo amici, faccio vedere la foto di Martina e dico: questa è quella la bambina che non esisteva. Francesca si mise a piangere. Come fanno ad attaccare un povero angioletto? Vi giuro che si mise a piangere. Ora, come cazzo fai a dire che io mercifico sulla morte di mia figlia? Dimmelo. Dimmi come cazzo fai adesso a cambiare parere? Che cazzo ti ho fatto io per rivoltarmi così contro? Il fatto che ho detto che tu hai passato gli screen, ma perché ancora metti ancora in dubbio questo? Chi cazzo li sta facendo sentire i miei audio? Dove auguravo a Rita Fagiola di morire? Chi cazzo li sta facendo sentire questi audio? Fammi capire. Che cazzo vuoi? Quante volte nelle tue live hai detto che smettivi di parlare di me? Perché dire in una live dove ho visto anche il commento di Babbolona, che forse per metà quel commento faceva anche pensare, perché dire in una live che a me non interessava se mio figlio urlava per fare le live contro Chiara? Lì Brian non urlava, parlava, era il suo modo di parlare. E se lo vuoi sapere, cara Francesca, è per colpa di quel modo di parlare che io sono andata in allarme e ho indagato su mio figlio. La mia vita non è YouTube. La mia vita non è YouTube, nemmeno se io facessi una live al giorno, perché la live al giorno dura al massimo un'oretta, non le sto facendo durare più un'ora perché sono molto incasinata. Non vuol dire che io per il restante 23 ore della giornata non la dedichi a mio figlio. Di certo io non faccio live notturne di 3-4 ore, perché mi sento sola come te. Come dobbiamo fare per farti smettere di parlare, di mettere lingua dove prima ci difendevi, prima ci buttavi merda addosso, poi ci difendevi, ma ci ributti merda addosso? Fammi capire. Che cazzo vuoi? Dillo che sei entrata a far parte del nostro gruppo solo per fare questo, perché non sapevi che cazzo portare sul tuo canale, perché quando fai la degusta box ti seguono in 200. Io, ringraziando il Signore, anche con i blogmas sono riuscita a portarmi le mie visual a casa, e forse le stesse visual di quando parlo di Chiara d'Alessandro. Voi? Fammi capire, perché dire l'hai detto tu sul tubo che il tuo figlio era autistico? Partendo dal fatto che se io l'avessi detto lo devo dare conto a te. Ma non ti ricordi chi è che mi ha messo costretta ad ammettere l'autismo di mio figlio? Non te lo ricordi, Franci? Eppure ne abbiamo parlato un sacco di sere e l'hai chiamata schifosa la belga. Non ti ricordi chi mi ha messa alle strette dovendo ammettere quando ancora non sapevo della diagnosi di mio figlio? A dover dire sì, io sto indagando per l'autismo di mio figlio. Non te lo ricordi? E seppure io l'avessi parlato, ma devo parlare della d'Alessandro o dei miei contenuti? I miei contenuti sono questi. I miei figli. Un attimo! I miei figli, la mia famiglia, il mio lavoro. Serena, no, per favore, per un giochino alla tua bimba, io sono grazie. La raga, sapete perché mi preme non fare questa live? Perché ci sono i miei amici che ne soffrono quando sto così. Silvia, Marco, Emanuele, Francesco, Giovanna, Raffaella, Cristian. Si è dimenticato qualche nome, scusatemi, Federica, Giovanni.
Non voglio che si rovinino le vacanze per colpa mia. Devo chiudere la live, non ce la faccio più. Però sappiate che oggi mi avete ammazzata dentro. Ma io domani mi sveglio più forte di oggi. Col sorriso vado a lavorare, anche se mi sveglio alle 6:30 del mattino. Torno a casa e ho una stupenda famiglia con la quale, anche se litigo, è la mia vita. Voi siete sole. Voi siete sole e vi attorniate di persone che vi inculano appena vi girate. Vi sembra la camorra uguale. La camorra, sembrano che siano tutti amici, ma appena ti giri ti pugnalano alle spalle. Quello siete. L'avete fatto con noi, lo farete anche fra di voi. E anche per quanto riguarda l'altro individuo che ha insinuato il dubbio che le terapie non le pago io. Ma che argomenti avete se non inventate sulla nostra vita? Potete solo inventare. Perché io storto o morto, dandomi torto, ho ragione. Io sul tubo ho sempre portato la mia vita reale. Di qualche cosa non ne parlo perché non ne posso parlare, tipo del mio rapporto con il mio ex, anche se in grossi modi lo sapete. Quando gli ho mandato qualche inzeppata, in qualche video ve ne siete accorti. Questa è grazia. Grazie a quella degli audio dove augurava di morire alle delle persone che gli toccavano i figli e grazie pure a quella che si mette a piangere. Ma sono io, non ho mai detto di essere il contrario. E quella di cui ho parlato prima, per chi non lo sapesse, è la moderatrice di Chiara D'Alessandro. Chiara D'Alessandro, la